Siamo in collegamento telefonico con Don Piero Sabatini per presentare un'iniziativa che si svolge sabato 18 luglio alle 19:30 alla chiesa di San Michele Arcangelo. Si tratta, per la precisione, di una iniziativa musicale. Don Piero, come è nata innanzitutto? Ma è nata da una proposta che è stata fatta da mio nipote Filippo Sabatini, che tutti gli anni organizza concerti di questi quartetti di giovani nelle location, diciamo, così anche private, in questo caso no, per promuovere la musica classica, sinfonica, soprattutto nel mondo dei giovani. E si svolgerà, abbiamo detto, nella chiesa di San Michele Arcangelo, che si trova lungo la strada provinciale Val di Pierle, e quindi siamo nella zona del Cortonese, una chiesa forse, Don Piero, anche un po' da riscoprire nella nostra diocesi. Ma ed è proprio il compito che Sua Eccellenza l'Arcivescovo mi aveva affidato quando io 2 anni fa ho chiesto di lasciare la mia Firenze per venire a Cortona a ritrovare le radici della mia famiglia. E Monsignor Fontana mi chiese proprio di ridare, diciamo di fare riscoprire questa chiesa millenaria che purtroppo per tante ragioni era stata un po' trascurata e abbandonata. Il concerto di domani, che tipo di programma prevede? Allora, prevede due quartetti di epoca differente. Il primo è un quartetto di Haydn dell'Opera 76 e si chiama L'Aurora, quindi è un quartetto classico nella forma sonata. E invece il secondo è un quartetto del Novecento di Maurice Ravel, il quartetto per archi in fa maggiore. Quindi due programmi, insomma, due quartetti diversi, ma allo stesso tempo hanno delle cose in comune. Ecco, qual è la particolarità anche di questo quartetto, il quartetto Eridano? Ecco, dall'anno scorso noi come quartetto abbiamo avuto il piacere di iniziare a collaborare con le dimore del quartetto, che appunto è questa associazione che aiuta i giovani quartetti a trovare concerti e a mettere a disposizione delle dimore storiche, ville, che i gentili proprietari concedono per qualche giorno per provare e per mettere su il repertorio. E noi siamo un quartetto che è nato nel 2015, quindi qualche anno fa, e proveniamo da Torino, Milano, Brescia, però ci siamo trovati al Conservatorio di Torino più che altro, quella è la nostra base. Adesso siamo in collegamento telefonico con Filippo Sabatini perché questo concerto è realizzato in collaborazione con l'Accademia Musicale Chigiana e con Sabatini Gin, giusto? Corretto, sì, la famiglia Sabatini in realtà e poi la nostra azienda Sabatini Gin sono sponsors e ospiti diciamo, di questo giovane quartetto di musica da camera. Noi facciamo parte del gruppo diciamo, di dimore storiche che è associato alle dimore del quartetto. Le dimore del quartetto sono un'associazione senza scopi di lucro che ha riunito ormai da quasi 4-5 anni un gruppo molto importante di ville storiche d'Italia, in collaborazione appunto sia con le dimore storiche che con il Fondo dell'Ambiente italiano, e aiuta e coordina un gruppo importante di quartettisti di musica classica che vengono accompagnati in un processo di avvicinamento al mondo del lavoro e di coinvolgimento fondamentalmente di queste famiglie che li ospitano e permettono poi ai ragazzi di essere vicino ai luoghi dei concerti, alle masters di formazione di musica, eccetera. Dove normalmente i quartetti vengono ospitati per una settimana in una delle dimore e poi come forma di restituzione fondamentalmente anche del lavoro svolto insieme vengono offerti dei concerti, dei
spesso gratuiti, come in questo caso qui, che vengono poi organizzati per la comunità.